coronavirus è così piccolo che serve un microscopio speciale per vederlo. Si chiama così perché è rotondo e ha tante cosine intorno che assomigliano a delle corone. Il virus è un po' particolare, non mangia e non fa la cacca. Per vivere ha bisogno di stare appiccicato alle persone. Entra dal naso, dagli occhi o dalla bocca e pluf, è dentro al nostro corpo, così ci ammaliamo. Per fortuna però il nostro corpo sa proteggersi. Delle cellule si ribellano al virus e cercano di buttarlo fuori. Queste cellule sono il sistema immunitario. Di coronavirus ce ne sono tanti tipi simili, come se fossero sorelle o cugini. Questa volta però ne è saltato fuori uno nuovo, mai visto prima. Il nostro sistema immunitario non lo conosce e non sa come fare a buttarlo fuori. Per questo motivo molte persone stanno tanto male. Alcuni si ammalano appena appena, per esempio noi bambini. Ma anche se noi non ci ammaliamo tanto, portiamo in giro il virus che salta dentro agli altri adulti, per esempio genitori, nonni o insegnanti. Per questo hanno chiuso le scuole. Siccome non ci sono medicine e non ci sono vaccini, l'unico modo per fermare il virus è farlo smettere di saltare da una persona all'altra. Dopo un colpo di tosse o uno starnuto, il virus viaggia nelle goccioline che rimangono nell'aria. Poi si appoggiano per esempio sulla maniglia della porta e se noi la tocchiamo e poi ci mettiamo le mani sulla bocca o sul naso, pluf, il virus è dentro e zac, ci si ammala. La regola numero uno è lavarsi spesso le mani, bene e a lungo. Io canto sempre due volte, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Quando starnutiamo, sempre dentro al gomito e mai nelle mani. Le dita nel naso e le mani in bocca proprio no. E poi dobbiamo stare lontani almeno un metro dalle altre persone, perché le goccioline con il virus rimangono intorno a chi è ammalato. Ma la cosa che funziona meglio è stare a casa, almeno per un po' di tempo, così il virus si annoia a morte. Non ha nessuno a cui appiccicarsi e alla fine se ne va.